Mi fa molto piacere essere qui oggi. Devo dire che è la seconda occasione che mi viene data in questa stessa giornata di incontrare studenti. E siccome gli studenti sono, diciamo così, le persone che io conosco di più in generale, data la mia professione di sempre, io amo parlare con gli studenti e quindi oggi ho avuto l'occasione a Modena di spiegare la riforma del mercato del lavoro in due luoghi. In uno gli studenti erano pochi, nell'altro invece erano praticamente solo loro ed erano studenti di dottorato della Fondazione Marco Biagi, con cui abbiamo intrecciato una bella conversazione. E vi dico questo perché, secondo me, tra riforma del mercato del lavoro e riforma delle pensioni c'è un nesso, c'è una interrelazione alquanto profonda. E questo governo ha sempre avuto molto chiaramente l'idea che non si potesse fare l'una avendo l'altra riforma, quella del mercato del lavoro, su un binario totalmente separato. Invece i binari sono convergenti e cercherò di dirvi qualche cosa a questo proposito. Conosco Monica Butler da molto tempo, abbiamo lavorato insieme, credo che l'ultima volta che ci siamo visti fosse poco prima che io fossi chiamata all'incarico di ministro tecnico di un governo tecnico e certamente né io né lei pensavamo che ci saremmo riviste in una circostanza in cui io avrei parlato da ministro. E dico questo perché che cosa è successo? Che magari non succede molto, però io ho studiato i sistemi pensionistici per molto tempo. Era un'area di ricerca per me importante, alla quale sono stata indirizzata da un maestro che io auguro a voi di avere nella qualità, cioè un maestro vero, che era il professor Castellino, che è stato uno dei pionieri negli studi sulle pensioni, quando la maggior parte degli economisti considerava studiare le pensioni una cosa da noiosi contabili, mentre invece lui è stato tra i primi a scoprire che nei sistemi pensionistici si intrecciano tutti i gangli importanti del funzionamento dell'economia, perché dietro c'è lavoro, c'è la produzione, il PIL, ma anche della coesione sociale, della solidarietà, dell'assicurazione sociale. E in questo lui, è riuscito a trasmettermi passione per questi studi, ai quali ho dedicato molta parte della mia attività di ricerca. E quindi quando mi sono trovata a ragionare in termini di adesso ti tocca fare, non solo studiare, non partivo certo, diciamo, su un terreno poco conosciuto, ma ho anche, devo dirvi molto francamente, misurato la distanza grandissima che c'è tra essere uno studioso e dover prendere delle decisioni che riguardano la vita delle persone e praticamente di tutte le persone, perché il sistema pensionistico tocca tutti, tocca i giovani, addirittura tocca i non nati ancora, perché le regole, le decisioni che prendiamo hanno effetti anche su di loro, tocca le persone adulte, tocca le persone mature, tocca le persone anziane, quindi tocca tutti. Voglio dirvi qualcosa di contesto e voglio dirvi prima una cosa. Io interpreto, qualche volta facendo fatica a, diciamo, lanciare questo messaggio, ma è un messaggio che voglio dare anche a voi oggi, interpreto questa riforma delle pensioni come la più grande operazione di riequilibrio nei rapporti tra le generazioni che sia stata fatta in questo paese negli ultimi decenni. Riequilibrio nei rapporti tra le generazioni, in parole povere,
se riprendiamo uno slogan molto spesso usato in passato e non più riproposto negli ultimi anni, meno ai padri e più ai figli e alle figlie, questo è esattamente il senso della riforma delle pensioni. Ahimè, alleggerire l'onere sulle generazioni giovani e future di promesse pensionistiche un po', se vogliamo dire così, poco lungimiranti, che sono state fatte in passato dalla politica, adesso non stiamo qui a parlare, io non voglio colpevolizzare nessuno, non voglio andare a ricercare cause, sono processi che hanno radici lontane, qualche volta anche basati su una scarsa conoscenza proprio del meccanismo delle pensioni, delle sue molteplici conseguenze, delle sue molteplici implicazioni in termini di comportamento, in ogni caso onere sulle generazioni giovani e future basate su promesse poco lungimiranti. L'operazione, questo è il significato, il riequilibrio. L'operazione non è stata fatta in circostanze normali. L'operazione è stata fatta da un governo tecnico chiamato a salvare il paese. Io non uso enfasi, non mi piace usare iperbole, però a novembre il paese era in grosse difficoltà finanziarie, l'Italia è più grande della Grecia, è più grande del Portogallo, dell'Irlanda, e quindi una crisi finanziaria dell'Italia avrebbe avuto conseguenze gravi non solo per gli italiani tutti, ma avrebbe avuto conseguenze anche sull'Europa e sull'euro. Qualche volta non si pensa che questa crisi fosse una sorta di leggenda metropolitana messa in circolazione da qualcuno che pensava così di indurre il governo a fare cambiamenti, ad attuare le riforme. Io vi posso assicurare che la prossimità della crisi era vera e in queste circostanze il governo è stato chiamato. Non abbiamo avuto molto tempo, abbiamo dovuto fare il decreto che non io ho chiamato Salva Italia in 20 giorni. A me è stato chiesto di occuparmi del sistema pensionistico e l'ho fatto cercando di avere in mente tutte le nozioni teoriche che avevo studiato, approfondito, cercando di mettere insieme un quadro coerente che adesso provo brevemente a raccontarvi per dire che cosa è questa riforma delle pensioni. Basata, ancorata su alcuni principi. Il primo è, Monica Butler diceva, abbiamo bisogno di un sistema pubblico? La nostra risposta è sì, noi abbiamo un sistema pubblico molto vasto, di previdenza pubblica molto vasta, non lo vogliamo, non l'abbiamo ridotto, no, l'abbiamo semplicemente ridisegnato in modo che questo sistema pensionistico pubblico ridisegnato si presenti senza crepe, sia finanziariamente sostenibile vuol dire che rispetti una compatibilità finanziaria tra entrate e uscite non anno su anno ma proprio per l'orizzonte temporale di un sistema pensionistico nel medio termine. Questo è primo punto, compatibilità finanziaria, sostenibilità finanziaria. Secondo punto, adeguatezza delle prestazioni, poi vi dico due cose, ma già ve le ha anticipate Monica Butler mettendo molto bene in evidenza tutti i nodi che stanno dietro un sistema pensionistico. Adeguatezza vuol dire, essendo il sistema pensionistico una forma di risparmio nell'età attiva
per poter consumare nell'età anziana, quando non si lavora più, bisogna combinare un insieme di elementi tali che inducano le persone a risparmiare abbastanza per poter andare adeguatamente in pensione. Il primo requisito è l'aliquota contributiva. Noi abbiamo aliquote contributive elevate per il lavoro dipendente che abbiamo mantenuto, anche perché non potevamo ridurle, non si poteva per ragioni finanziarie. Avevamo aliquote contributive meno elevate per altre categorie di lavoratori, autonomi e parasubordinati. Abbiamo aumentato le aliquote contributive di queste categorie per dire anche per queste categorie il discorso è non è dalla generosità pubblica che ti devi aspettare dalle pensioni, la pensione, ma è dal tuo risparmio, dal risparmio della vita attiva. E quindi la aliquota di risparmio deve essere sufficiente a garantire questa adeguatezza. Ma poi c'è un altro elemento per l'adeguatezza. L'altro elemento è la lunghezza della vita lavorativa. Monica ha detto si vive troppo a lungo, troppo, tra parentesi l'ha messo, e beh, si vive troppo a lungo in relazione a quanto si lavora, era il sottinteso di Monica. Non voleva dire che noi viviamo troppo a lungo, ma voleva dire che forse abbiamo vite lavorative troppo brevi rispetto alla lunghezza della vita complessiva. E poiché il sistema ci dice che noi dobbiamo risparmiare nell'età attiva per il periodo di pensionamento, è difficile pensare che possiamo lavorare 30 anni per garantirci una pensione adeguata vivendo in pensione magari 35 o 40 anni, cioè che la durata della vita di pensionamento sia maggiore della durata di vita di lavoro, perché qualcosa, il matching non c'è in questo caso. Quindi noi abbiamo anche aumentato l'età di pensionamento per fare in modo che questa adeguatezza, soprattutto per quanto riguarda voi giovani, sia assicurata con tutte le incertezze che sono inevitabili, perché nessuno può garantire al 100%, ma insomma con una vita lavorativa sufficientemente lunga si può avere una pensione adeguata. Poi c'è il fatto che un sistema pubblico deve essere trasparente e deve essere equo. Ora, un sistema pubblico che è basato su una formula che premia di più quelli che hanno di più, io faccio fatica a chiamarlo un sistema equo. Perché un sistema equo, pubblico, sto parlando di pensioni pubbliche, deve essere un sistema che dà di più a chi è stato meno fortunato nella vita di lavoro. Un sistema pubblico che dà di più a chi è stato più fortunato è un po' stravagante come redistribuzione. Allora, il nostro sistema era un sistema largamente basato su privilegi, o vogliamo dire apertamente privilegi. Che vuol dire? Voi siete studenti e quindi lo posso dire. Guardate, le vite lavorative si caratterizzano per un profilo di reddito. Il profilo di reddito può essere ripido, così, oppure può essere piatto. Immaginate voi chi ha un profilo ripido, le professioni più ricche. Chi ha un profilo piatto, le professioni operaie, le condizioni operaie, le professioni più meno qualificate. Ora, la pensione che si aggancia all'ultima retribuzione, o quasi, finisce per dare molto di più a chi ha di più e molto di meno a chi ha di meno. E questa è una forma di redistribuzione alquanto strana, perché è una redistribuzione, diciamo, dai redditi medio-bassi ai redditi alti. Questo era implicito nella cosiddetta formula retributiva di calcolo della pensione. Nel 1995 la riforma Dini aveva coraggiosamente cambiato questa formula dicendo no, noi dobbiamo essere in prima approssimazione neutrali nel calcolo delle pensioni.
In seconda approssimazione, cercare di essere solidali nei confronti di quelli più sfortunati, perché il sistema pubblico deve fare questo. E quindi aveva adottato una formula chiamata formula contributiva. Ma sapete, è stato detto molte volte, da partire da Monica a tutti gli altri interventi di oggi, da noi le riforme si fanno, ma poi le si posticipa nel tempo. Si fanno, ma poi vanno in vigore dopo decenni. E infatti nessuno all'estero dava molta credibilità alle nostre riforme, perché si dice, sì, voi le fate, ma non le applicate mai, quindi non è possibile dare credibilità a voi. Beh, questo era quello che, di cui eravamo sempre accusati. Noi abbiamo detto, va bene, allora cosa succede? Che dal 1 gennaio 2012, cioè 1 gennaio di quest'anno, la formula contributiva vale per tutti, non quelli che sono più vicini alla pensione, sono esclusi, no, no, vale per tutti in modo prorata. Tutto quello che è il futuro si calcola secondo la nuova regola. Il passato si tiene con la regola vecchia, perché diciamo che in generale c'è un agreement sociale in base al quale non si cambiano le regole del passato, però non si conservano per alcuni le regole più favorevoli del passato, cioè per alcuni che hanno la capacità di pesare di più in termini politici, che non siete certo voi giovani, e questo era il motivo per cui voi eravate subito nel metodo contributivo, mentre le classi di età più elevate, come la mia, al contributivo ci arrivavano, se va bene, oppure non ci arrivavano per niente, mantenendosi il ben più generoso metodo retributivo. Tra l'altro, piccolo inciso, che magari si conosce poco, ma quando abbiamo fatto la riforma, diciamo così, che parlando col Presidente della Camera, col Presidente del Senato, è venuto fuori che sarebbe stato un bell'esempio che anche i politici in Parlamento adottassero fin dal 1 gennaio 2012 la stessa formula, e ciò è accaduto. Non è ancora accaduto per le regioni, tant'è vero che voi sapete che questa è una delle modifiche, loro hanno la loro autonomia costituzionalmente garantita, e quindi questo è nell'ultimo decreto che abbiamo approvato. Cioè, se una formula deve valere, la prima regola è che deve valere per tutti. Poi si può dire lo Stato deve fare di più per quelli che non sono stati fortunati o sono stati sfortunati. E questo in che modo si fa? Beh, lo si fa per esempio con contributi figurativi. Cosa vuol dire contributi figurativi? Vi faccio solo degli esempi perché voi sappiate. Se una persona, uomo o donna che sia, deve assentarsi dal lavoro perché svolge un lavoro di cura, perché noi non abbiamo un buon sistema di assicurazione per la cura di lungo termine, così come Monica Butler invocava, non ce l'abbiamo, non abbiamo in questo momento le risorse per metterlo in piedi, quindi abbiamo un servizio di cura agli anziani che in molti casi, in molte parti del paese, lascia molto a desiderare. Allora succede che queste cose sono affidate alla famiglia, e succede che spesso le persone debbono assentarsi dal lavoro, magari anche per periodi lunghi, perché devono curare una persona, può essere anche un bambino, può essere una persona anziana che ha in carico. Bene, per questi periodi noi diciamo, questo è svolgimento di una funzione sociale, ci deve essere un contributo a carico della fiscalità generale. Cioè, noi ti aiutiamo aiutandoti a non perdere la contribuzione in periodi nei quali tu puoi essere disoccupato o puoi essere impegnato fuori dal lavoro perché impegnato in lavori di cura. E poi si può stabilire un intervento tipo pensione minima o anche reddito minimo di cittadinanza per persone che hanno mezzi, che hanno, non hanno mezzi e che hanno una certa età, un reddito per cittadini anziani che non hanno. Questo è ciò che uno Stato sociale deve fare, non dare di più a chi ha di più. Non solo noi abbiamo corretto queste storture, ma abbiamo anche detto
E qui io lo posso dire molto tranquillamente, ho ottenuto meno di quanto avrei voluto, meno di quanto avrei voluto, però è sempre qualcosa. Contributo di solidarietà a favore delle pensioni alte o molto alte. Il contributo vuol dire che per i prossimi anni le pensioni sopra 90.000 euro lordi, anni pagano il 5% o il 10% o il 15% quando sono da 150.000 in su. È un contributo straordinario che tiene anche conto del fatto che queste pensioni ricche, essendo retributive, hanno dentro quel pezzo di privilegio di cui ho parlato prima e quindi un contributo di solidarietà che è assolutamente giustificato. C'è poi un'altra questione che è la trasparenza. Abbiamo detto che il metodo contributivo è trasparente e mette molto, diciamo così, dà il messaggio giusto. Il messaggio giusto è la tua pensione dipende da te, essenzialmente. Non dipende da uno Stato generoso che è generoso magari facendo pagare qualcun altro o innescando delle rincorse sociali che producono un danno collettivo. La tua pensione dipende dal tuo lavoro. Per questo la riforma del mercato del lavoro è molto importante, perché mette a nudo un fatto molto semplice, che se il mercato del lavoro non funziona bene, è inutile aspettarsi delle buone pensioni, perché i politici possono inventarsi tutti i marchingegni che vogliono, ma la pensione generosa può dipendere solo da un lavoro continuo e sufficientemente remunerato. E allora questo è trasparenza. E qui abbiamo aggiunto altre cose alla riforma. Per esempio, io trovo che un paese civile, quando dice si va in pensione a 62 anni o 60 anni, quello che si vuole, deve dire si va in pensione a 62 anni e non puoi aggiungere un anno chiamato finestra e dice, oppure anche più di un anno, e dice tu vai in pensione a 62 anni, ma poi io ti metto una cosa chiamata finestra per cui tu devi aspettare un anno. Perché? Che cos'è questo se non un barocchismo inutile e opaco della legge? Perché non dire si va in pensione a 63 anni e questa è l'età della pensione che noi diciamo, l'età minima, dopodiché puoi anche scegliere della pensione. Quindi abolizione di questo meccanismo che era stato inventato solo per frenare i pensionamenti, badate bene. Però se tu chiami una cosa finestra, dici chissà cos'è, aspettiamo la finestra e ci si butta tutti dentro. Però non si sa che cos'è questa finestra, salvo un marchingegno esattamente per ritardare i pensionamenti. Io penso che trasparenza voglia anche dire le cose in maniera chiara ai cittadini, accettare anche le critiche che dai cittadini vengono, ma non usare sotterfugi. L'altro aspetto che è importante, chiamato in Europa, chiamata modernizzazione del sistema pensionistico, almeno sono due. Uno è eguaglianza, parità di trattamento tra uomo e donna. Guardate che in questo paese, per via di un intervento della Corte Europea di Giustizia, noi avevamo già dovuto equiparare l'età di pensionamento delle dipendenti pubbliche, cioè lavoratrici nel settore pubblico, a quello degli uomini. Quindi queste età erano già equiparate perché la Corte Europea aveva detto questa è una disparità di trattamento ingiustificata e quindi voi dovete sanarla, e questo era stato fatto. Dopodiché però restavano le donne nel settore privato. I casi sono due. O si dice che le donne nel settore pubblico lavorano poco e quindi arrivano meno logorate all'età anziana e possono lavorare di più, ma allora diciamolo apertamente, oppure non si capisce perché ciò che deve valere nel settore pubblico non deve valere anche nel settore privato. E quindi noi abbiamo eguagliato con una transizione che non ha detto subito parità di età di pensionamento. La transizione avviene entro il 2018. Entro il 2018 l'età di pensionamento delle lavoratrici del settore privato sarà equiparata a quella del settore pubblico. Modernizzazione è questo. Modernizzazione è anche evitare di avere sempre delle defatiganti discussioni
ogni discussioni con le parti sociali, per esempio, ogni qualvolta si debba intervenire sul sistema pensionistico. Allora, una delle norme, che peraltro non ha introdotto questo governo l'ha solo accentuata e applicata a tutti, è di indicizzare le età di pensionamento all'aspettativa di vita. Vuol dire che se l'aspettativa di vita aumenta per effetto di miglioramenti nella medicina, per effetto di un generale progresso nel tenore di vita, come Monica Butler ci ha mostrato che aumenta, le età vengono agganciate a questa aspettativa di vita e quindi variano automaticamente senza che ci sia bisogno ogni volta di dire beh, questo è c'è stato un aumento dell'aspettativa di vita, quindi bisogna aumentare l'età di pensionamento. Questi sono i tratti, le caratteristiche della nostra riforma del sistema pensionistico. Devo dire che la riforma è stata dura, nessuno lo nega, però collocatela nel contesto nel quale io ho descritto che l'azione di questo governo è cominciata. Il contesto era un contesto fortemente critico, dove l'alternativa, le persone, quando si evita un rischio, è difficile poi per le persone percepirlo, quel rischio, perché se l'hai evitato, e noi oggi non diciamo che siamo del tutto fuori dalla crisi, non siamo del tutto fuori, ma certamente di passi il Paese ne ha fatti tanti per allontanarsi da una prospettiva di crisi finanziaria. Ma la crisi finanziaria, quando si parla con le persone, cosa vuol dire? Vuol dire quello che vediamo con la Grecia. Io parlavo l'altro giorno col ministro del lavoro greco a Lussemburgo e mi ha descritto un quadro che è veramente drammatico, un quadro nel quale loro, con tutti i sacrifici che già hanno fatto, che sono tagli di pensioni, tagli di stipendi pubblici, rinvii di pagamenti, deindicizzazione, con tutto questo loro sono oggi ancora in gravi difficoltà e sono le cose che vedete scritte, commentate sui giornali ogni giorno. Se un paese entra in una situazione di crisi finanziaria, che cosa vuol dire? Vuol dire che la gente non ha più fiducia nella tua capacità di Stato di onorare il debito. E allora se la gente, le persone che detengono i tuoi titoli del debito pubblico non hanno fiducia, anzitutto ti chiedono un tasso di interesse molto più alto di quello riferito ai titoli sicuri, che sono poi quelli della Germania, ma in secondo luogo possono decidere che non ti fanno più prestito. E non è che si possono obbligare le persone a farti prestiti. E allora questo avrebbe voluto dire anche per l'Italia, ma come vi ho detto con conseguenze per l'Europa e per l'euro, avrebbe voluto dire misure gravi anche per la vita di ciascuno di noi. Però io vi dicevo, la riforma delle pensioni è stata dura, ma devo riconoscere una cosa, che questa riforma non ha generato uno sciopero generale. Noi non abbiamo avuto. Questo io lo dico come segno di riconoscimento per la maturità del Paese. Il Paese si lamenta, è vero, però il Paese non ha fatto grandissime manifestazioni contro. I sindacati sono arrabbiati, è vero, ma in un modo o nell'altro hanno sostanzialmente accettato una riforma dura, la riforma del Salva Italia. E quindi questo è un riconoscimento che va loro dato, va dato agli italiani, va dato ai lavoratori. Poi si dice voi siete troppo poco equi, non avete la misura, la cifra dell'equità nelle vostre politiche. Beh, a parte il fatto che io penso che sì, tutto si può discutere, è una questione di misura, è una questione anche di possibilità, perché poi noi le misure le proponiamo, devono essere approvate, perché non è che il governo decide e approva, il governo decide e il Parlamento approva. Ma in ogni caso noi
pensiamo che anche rispetto all'equità questo governo abbia cercato di dare sempre un messaggio forte. Noi non abbiamo sempre cercato di mantenere questa visione sulla parte debole. Non è che questo, non c'è cecità, non c'è asservimento alle ragioni finanziarie, no, c'è pieno riconoscimento di quanto il vincolo finanziario sia importante, soprattutto quando arriva a strangolarti, ma c'è anche il senso e il segno dell'equità nelle misure. Però vi ho detto prima, c'era qualcosa che io non sapevo, forse avrei dovuto chiedere molto di più, mi assumo anche tutta la mia responsabilità. Quello che non sapevo era il fatto che in questo paese era molto diffusa la pratica di mandar via le persone un po' prima, qualche anno prima del pensionamento, e dargli loro una piccola somma di denaro e dire te vivi con questa somma per un po' di tempo e poi vai in pensione. Come se le regole sulle pensioni fossero sempre restate immutate. Come se fossero sempre state immutate, cosa che non è vero, perché di riforme delle pensioni molto rinviate al futuro, ma in realtà noi ne abbiamo avute almeno 4 o 5 negli ultimi 15 anni o giù di lì. E quindi sto parlando del problema dei salvaguardati, persone che vengono giornalisticamente chiamate esodati, con un termine che io considero orrendo e che ho cercato di contrastare, ma viene sempre ripetuto. Noi non sapevamo il numero e quindi noi abbiamo messo una clausola di salvaguardia, si fa in tutte le riforme, dici vogliamo salvaguardare delle persone che sono magari in un limbo. E io l'ho detto molte volte, la gente non mi crede, ma è l'unica verità di cui io dispongo. Quando abbiamo chiesto il numero, le cifre date dai tecnici, era di 50.000. L'abbiamo aumentato a 65.000 per avere un margine, per essere sicure. E poi, e questo era la prima parte di salvaguardia, e poi abbiamo scoperto che tutti facevano accordi a tutti i livelli, individuali, collettivi, registrati, non registrati, tutti facevano accordi per mandare via le persone prima dell'età di pensionamento, vai. Nel falso presupposto, ne ha parlato Monica Butler, che mandare via prima le persone serva per fare lavoro per i giovani, cosa che in questo paese non è accaduta e quindi difficile non fare 2 più 2, non è quello il modo per fare lavoro per i giovani, non è mandare in pensione le persone giovani che può servire, perché questo finisce per addossare ai giovani un nuovo onere, un nuovo fardello. E quindi senza che ci fosse un registro, tra l'altro, anche questo trovo strano, noi l'abbiamo istituito adesso, una norma che impone un registro per questi accordi tra le parti, ma prima non c'era. E quindi i numeri sono stati numeri che ancora oggi né io e neanche l'INPS, devo dire, conosciamo con precisione. Ma non li conoscono neanche le regioni con le quali abbiamo istituito un tavolo, perché molti di questi accordi sono a livello regionale, alcuni sono a livello provinciale, altri, ripeto, sono a livello di accordo tra me e il mio datore di lavoro, cioè un qualcosa che sta scritto magari neanche in un foglio di carta e che però ovviamente va considerato con grande cautela, perché l'Italia, che è il paese delle fantasie, se noi diciamo che tutti sono salvaguardati, allora troviamo tanti accordi individuali fatti in maniera estemporanea. Quindi questo rimane un problema un po' aperto. In Italia abbiamo comunque, con 2 decreti, salvaguardato 120.000 persone. Più alcune, perché ciascuno ha i suoi salvaguardati e quindi alcuni sono anche del ministro Sacconi e dei miei predecessori, più un circa 10.000 per cui abbiamo fatto il decreto delle finestre mobili, queste cose un po' astruse,
per cui abbiamo fatto il decreto la scorsa settimana. Sono circa 130.000 persone. Io dico sempre, ne ho parlato col ministro francese, Michel Sapin, loro hanno salvaguardato 100.000 persone e loro pensano che quello enough is enough, quello è la salvaguardia offerta, non si torna indietro sulla riforma delle pensioni. Io credo, e questo è il messaggio che voglio darvi per ultimo, il governo ha la piena disponibilità a discutere caso per caso, perché ci sono persone in difficoltà seria e vanno tutelate, queste sì, questo è rispondente all'equità. Ci sono persone che invece sono andate, sono uscite con delle generose buone uscite e con delle pensioni che non si sono pagate con i loro contributi, lo vogliamo dire, perché le pensioni retributive erano generose a spese vostre, così. E allora in questi casi forse è il caso di reintrodurre, mettersi a tavolino, guardare i numeri, occuparsi delle persone che sono più vicine alle difficoltà, ciò che abbiamo fatto con i due decreti di cui ho parlato, e poi discutere pacatamente gli altri casi, avendo un criterio che è il criterio dell'equità rispetto alle persone. E l'equità, ve l'ho detto più volte nel mio intervento, deve andare a favore di quelli meno fortunati e non a favore di quelli privilegiati, perché con questa mancanza di equità, noi a questa mancanza di equità noi ne aggiungeremo un'altra, che è la iniquità tra le generazioni, cioè finendo di nuovo per addossare a voi, alle generazioni giovani, un onere che non gli compete. Questo è il senso dell'operazione. Io spero di aver trasmesso questo messaggio. Nessuno fa le cose senza fare errori, quindi anche questo ministro e magari anche questo governo, ma io parlo per me, possono aver fatto degli errori, ma li abbiamo fatti eventualmente pensando al paese e non pensando a singole parti del paese e pensando soprattutto alle generazioni giovani del paese sulle quali gravava un onere improprio. Grazie.